Siamo a Scario con la Preside Green Marina De Biase, ecco, che ha portato un progetto rivoluzionario alla scuola, quello del riciclo della plastica, le merende naturali. Ecco, adesso il nuovo incarico in questo istituto omnicomprensivo di Torre Orsaio, riproporrà gli stessi concetti, le stesse idee? Certo, perché io non posso fare altro che questo, perché essere dalla parte dell'ambiente, essere vicino al mondo dell'ecosostenibilità mi appartiene così intimamente che io non posso fare altro che riproporlo, insomma, perché sarò me stessa. Essere me stessa significa essere questo, insomma, avere ben radicati questi principi. Ricordiamo che Maria De Biase è originaria di Marano, negli anni 90 inviava degli articoli al giornale L'Attesa, dove parlava di identità negata, parlava di abusivismo edilizio. Marano è stato sciolto 4 volte per infiltrazione malavitosa, quindi possiamo dire che è stata un buon profeta. Buona poi, insomma, e mi dispiace pure aver avuto ragione. Adesso, col senno di poi, mi piacerebbe che tu, insomma, mi dicessi ti eri sbagliata. E invece sì, avevo visto giusto, perché in quel momento a Marano bastava guardarsi intorno. Se uno aveva un minimo di coscienza, ma anche di attenzione, uno sguardo lungo, poteva capire cosa stava avvenendo e cosa sarebbe successo di lì a poco. E purtroppo io, proprio perché venivo da da un retaggio culturale molto rurale, molto legato alla terra, perché i contadini di quegli anni erano i primi ambientalisti, io vidi lontano, lo capì, insomma, che stava avvenendo questo, come tanti altri, insomma, non sono sicuramente un profeta, lo abbiamo capito in tanti, insomma. Le mancano pochi anni alla pensione, ecco, lei ritornerà a Marano? Assolutamente no, io mi sono trasferita qui, ho casa qui, ho i miei più cari amici ormai sono qui, e anche quelli di Marano, gli affetti, le persone più care, insomma, sono spesso qui con me, qualcuno si trasferisce, insomma, e questa è la mia casa. Neanche se qualcuno dovesse proporre la candidatura a sindaco, visto che a Marano tra 2 anni riandrà alle urne? A maggior ragione, no? Io non credo che Marano sia governabile, almeno non politicamente.